35 gol e 9 assist. Signori, questo è Ciro Immobile. Ciro Immobile, con questi numeri, è il nuovo vincitore della Scarpa d'Oro 2019-2020. Perché in caso di panchina, molto probabile, o addirittura tribuna, o addirittura proprio non viene, Cristiano Ronaldo, molto probabilmente la partita di oggi contro la Roma, non la disputerà. Quindi Immobile, solo soletto, lì a 35, capocannoniere della Serie A. Scarpino d'oro e, in caso di doppietta oggi contro il Napoli, pure il giocatore italiano ad aver segnato di più nel campionato, appunto, italiano. Amici, Lazio e non, bentornati alle due Olimpiche. Oggi siamo qui in via per partita di Napoli-Lazio, partita valevole per il secondo posto laziale in caso di pareggio tra Atalanta e Inter. Insomma, uno fino alla fine ci crede, noi famo il nostro, noi vinciamo, poi se Atalanta e Inter pareggiano, ben venga, secondo posto, so bei sordoni. Immobile, in caso di doppietta, far putiferio, ormai è scarpino d'oro assicurato. E niente ragazzi, oggi non c'è molto da dire, quest'uomo qui è diventato un fenomeno. Dopo le critiche, dopo il fatto che, ok, dopo il lockdown era un po' una pippa, dopo che ha avuto alti e bassi l'anno scorso o comunque due anni fa, non al meglio, quest'anno proprio un giocatore con i contro, come si dicono, i controattributi. Ragazzuoli, io vi ricordo che stasera giocheremo con la terza maglia, vi ricordo anche che è uscito il mio nuovo video, oggi pomeriggio, sulla seconda e la divisa da Champions, probabili, in teoria dovrebbero essere così i colori, più o meno. Fatemi sapere la vostra nei commenti di quel video, lasciate like, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che a breve uscirà l'inno della Lazio dei 120 anni, musicato e scritto da me. E niente ragazzuoli, noi ci vediamo per il post partita, anche perché appunto nel pre partita non c'è molto da dire. Oggi bisogna vincere per il secondo posto, i giocatori sono quelli, Correa, Immobile e c'è Company. C'è Stagioni sulla fascia, Lazzari a centrocampo, Parolo, Milinkovic e sarà Luis Alberto. Difesa, Acerbi, Luis Felipe, Patrick Obasso, Spezzo Patrick. In porta, Thomas Tragoscia. Il Napoli, il solito, insomma, ci siamo capiti. Niente da dire. Noi ci vediamo al post partita stasera, sperando che siano gioia a sto punto, siano gioia e non smadonne. Io vi lascio qua gli ultimi video usciti, vi invito a iscrivervi al canale cliccando qua sopra e noi ci vediamo stasera con il post partita di Napoli-Lazio, sperando che non siano smadonne, ma soltanto gioia. Ciao ragazzuoli, sempre Forza Lazio.